Buonasera e benvenuti alla presentazione del libro di poesia di Raffaele Tivolella, Vivere, morire e rinascere. Abbiamo qui accanto l'autore e per quello voglio chiedere subito una curiosità mia. Il titolo è scritto tutto attaccato, è chiaramente un segno che tu puoi dare, no? Di questa continuità e di questa circolarità della vita, del ciclo della vita. Sì, è stata una scelta fortemente voluta, perché se tu ovviamente fai caso, all'interno c'è invece una divisione, no? In tre sezioni, cioè vivere, morire e rinascere sono tre sezioni distinte. Questo per facilitare un po' anche la lettura, per raccogliere insomma delle tematiche simili in degli spazi ben definiti. Nel titolo invece ho voluto un po' capovolgere le cose, e questo è proprio a simboleggiare un po' un mio credo, che poi ovviamente è condivisibile o meno, cioè vita, morte e rinascita sono comunque in qualche modo collegate l'una con l'altra. Semplificando, la morte arriva forse perché la vita che magari si stava vivendo non era quella che più ci apparteneva, ecco, quindi arrivare la sofferenza, il dolore, l'angoscia, ma allo stesso modo senza quell'angoscia non avremmo potuto scoprire delle parti di noi che magari vanno appunto uccise, proprio per poter rivedere la luce e quindi rinascere e rivivere con una maggiore serenità, con una maggiore anche forza. In un alberghetto gestito da pakistani, in un quartiere colonizzato da cinesi, accendi la TV e ti ricordi di essere a Roma. Da fuori, attraverso una pioggia assordante, dritta al cervello, le urla di un uomo e di una donna. Ti alzi dal letto e ti avvicini alla finestra. Inzuppati d'acqua, con gesti teatrali, stanno facendo una gara di insulti, dove neppure i morti sono risparmiati. Lui sbatte il casco contro una saracinesca. Lei finge di strapparsi i capelli. Lei gli rinfaccia di aver finto di non avere fame per far mangiare anche lui. Lui incassa, ma subito replica di averle perdonato un presunto tradimento. Vorresti ascoltare ancora, ma ti aspettano per cena e non hai fatto ancora la doccia. Le loro voci indistinte continuano a tenerti compagnia sotto l'acqua e mentre asciughi i capelli. Poi stai scegliendo i vestiti. All'improvviso tutto tace. Ancora in mutande, corri alla finestra, trovandoli stretti in un tenero abbraccio. Tu perché scrivi? La risposta me l'ha fatta trovare proprio questa domanda. L'ex primario della psicoterapia del Policlinico a Napoli, che non è quello che ha scritto le prefazioni ai miei libri, ma è il suo superiore. Qualunque cosa si fa, è bene farla per sé e per gli altri, cioè quindi avere sempre davanti entrambe le cose, per sé perché mi permette di mettere ordine lì dove c'è il caos, o mi permette di esprimere lì dove non c'è magari la possibilità di essere ascoltato, comunque, perché alla fine, come quando anche scrivi il diario, c'è sempre un po' il desiderio inconscio di essere comunque letto. Certo. E allo stesso modo c'è lo scrivere comunque per gli altri, perché penso che poi la funzione di, anche se questo purtroppo secondo me si sta perdendo in Italia, è quella di comunicare. Per comunicare ci deve essere anche, insomma, al sicuro, però poi facevi riferimento a te, che è un pochino forte. In 4 mesi le sole cose buone che sei riuscita a fare sono state smettere di fumare e tentare di ucciderti, ma della prima non sei tanto convinto. Potresti anche avere davanti la più grande chiavata del mondo. Ripassa un'altra volta, le diresti. Bussano alla porta, cancelli in tutta fretta le labili tracce della tua presenza e corri a chiudere la carcassa con doppia mandata dietro una porta massiccia, al riparo da tutto ciò che è estraneo, al sicuro da tutto ciò che è umano.